Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Qui Maurizio Ceramitaro. Maurizio, riparti da Trapani, quali sono le tue sensazioni per questa nuova avventura? Le sensazioni sono state subito positive perché mi trovo in una squadra, in un gruppo che diciamo che non è una squadra, è una famiglia. Ci sono dei ragazzi che giocano da tanto tempo assieme, col mister hanno creato un gruppo importante. Mi sento veramente a casa come se sono con i miei fratelli. Devo dire la verità, mi hanno accolto bene. Inizio questa nuova avventura in un gruppo fantastico e con una squadra che sa chiaramente come deve giocare e come si deve muovere. L'obiettivo è chiaro, il Trapani ha conquistato la sua prima Serie B, l'obiettivo è rimanerci. Sì, l'obiettivo è quello, è normale. L'obiettivo è di affrontare le partite dopo partite con come sa giocare il Trapani. Io credo che se la squadra gioca con la mentalità giusta e con le idee del mister, che io sin dal primo giorno ho visto, perché giocando sempre assieme la maggior parte dei ragazzi onestamente si trovano a memoria e viene tutto in maniera più semplice. Quest'anno ti trovi di fronte il tuo Palermo in Serie B? È già successo tanti anni fa, quando ero a Parma. L'emozione sarà grande, e normale, perché sono palermitano, quello sicuramente ci sarà un'emozione forte, però io adesso gioco nel Trapani e cercherò di fare il meglio possibile per il Trapani pure contro il Palermo. Ma c'è stata concretamente la possibilità di vestire la maglia del Palermo quest'estate e magari non so che le altre stagioni dopo? No, onestamente io dagli ultimi 6 mesi che ho passato, diciamo un po' in disparte, fuori rosa, senza sapere il motivo, poi onestamente dopo 20 anni ho rotto definitivamente la mia avventura col Palermo Calcio. Poi è normale, il Palermo è la squadra della mia città, è la squadra del cuore, però non c'è stata più possibilità di ritornare a Palermo, io non ci penso minimamente, io quello che dovevo fare a Palermo l'ho fatto, magari ho avuto la possibilità di giocare poco e niente, poi sono sempre stato in giro, in prestito, in comproprietà, perciò adesso sono a Trapani e penso al bene del Trapani. Tu il campionato di Serie B l'hai giocato tante volte, lo conosci bene e conosci anche tanti dei giocatori che giocheranno quest'anno anche nel Palermo. Secondo te com'è rispetto alle altre squadre l'organico rosanero e può puntare alla promozione oppure dovrà lottare molto per ottenerlo? No, onestamente il Palermo per la squadra che sta facendo è normale che se non vince il campionato è un fallimento, soprattutto per la squadra che c'ha, per la città e per la società, per tutti i palermitani. Però il campionato di Serie B è molto difficile, lo dimostra lo Spezia l'anno scorso, l'ha dimostrato tanti anni il Verona che non poteva vincere il campionato, perciò se tu non affronti le partite con la massima concentrazione, la massima determinazione, vai a fare delle figuracce perché pensi sempre di essere più forte e allora non vinci le partite. In B non ci sono squadre favorite, ci sono squadre che scendono in campo che sulla carta devono vincere il campionato, però non è un Milan-Siena che 100 volte vince il Milan e una volta vince il Siena. In Serie B l'ultima può vincere con la prima e la prima può perdere con l'ultima, perciò è un campionato molto difficile dove gli equilibri diciamo non sono come la Serie A, perciò io penso che il Palermo si affronta le partite con la mentalità giusta, c'è una squadra che onestamente deve vincere il campionato. Senti, c'è un consiglio che vuoi dare a Giulio Sanseverino, uno dei pochi palermitani in squadra? Quest'anno si sta ritagliando uno spazio importante, almeno in queste prime battute di ritiro precampionato con Gattuso. No, io sono contento per questo ragazzo perché l'ho visto giocare anche l'anno scorso, ho visto che c'è delle qualità e delle cose. Mi auguro che gli danno la possibilità di mettersi in mostra perché onestamente gli anni parlano chiaro e dicono che per i palermitani a Palermo è sempre stata molto difficile. Non ho mai capito quale sia il vero motivo rispetto che ne so, un Catania, un Trapani stesso o altre città, però a Palermo per un palermitano è difficile. L'esempio lampante è anche quest'anno Aronica, che l'anno scorso si è ritrovata a venire a Palermo a tutti i costi, quest'anno per scelte tecnico-societarie non lo so, si ritrova in disparte. Onestamente, con tutto il rispetto, credo che anche uno come Aronica o un Sanseverino per la squadra del Palermo e per la città di Palermo sono dei giocatori che possono dare quel qualcosa in più, però è così, è sempre stato così e dagli anni forse di Arcoleo che non si vede una squadra che giocano dei palermitani, perciò io mi auguro che lui abbia la possibilità di dimostrare le qualità, Sanseverino. Allora, travestiti un attimo da direttore sportivo. Se tu fossi direttore sportivo del Palermo, punteresti ancora su Abel Hernandez oppure prenderesti un attaccante di categoria? Ti faccio un nome su tutti, Matteo Ardemagni, tu lo conosci abbastanza bene.
Diciamo, allora, innanzitutto parto da Hernandez. Per me Hernandez c'ha delle qualità allucinanti, nel senso, se lui ha la voglia e la volontà di rimanere a Palermo, è un giocatore che può fare la differenza. Se lui non ha più la voglia di vestire la maglia rosanera, è giusto che lo diano e vada a giocare da un'altra parte. Poi di Matteo che dire? Matteo è stato mio compagno di camera per un anno, è un mio amico, è un ragazzo eccezionale, poi io lo prenderei subito perché è un animale, è uno che trascina, è uno che vuole fare sempre gol. L'ha dimostrato e io mi auguro che alla fine Matteo possa vestire la maglia del Palermo. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.